Devi sta zitto, devi aspettare, ho detto. Ragà, noi ci stiamo preparando perché vogliamo ricordare un qualcosa di... Tiè, fa finta di niente. Vogliamo ricordare qualcosa di passato. Madonna santa, questo... Tiè, pia testa cosa. Lui, per farsi prendere, gli devo dare qualcosa in premio, per forza. Allora, guardate, Totino, che è ritornato ad essere il Totino di sempre, con il vestitino tutto stracciato, perché lui è un ragazzo di questi moderni. Va in giro proprio con i vestitini tutti stracciati. Io mi stavo a ricordare prima, perché ho visto Totino e Suami qui nell'atrio di Casa del Papi, e mi ricordavo di quando facevamo il club della mattina. Vuoi ricordare il club della mattina? Che è iniziato così per gioco, poi era diventato un lavoro vero e proprio. Cioè ci voleva mezza giornata per montare 15-20 minuti di registrazione, che poi alla fine facevano anche tante visualizzazioni. La cosa più importante che io avevo di oggi, ma anche voi parlate... Oh, Madonna, che Dio ti benedica, Totino, è bellino. E anche voi parlate con i vostri pelosetti. Io con Totino, esempio, ci parlo tutto in piccolino, perché Totino è piccolino ed è poverino. E io gli volevo spiegare una cosa a Totino in questo lunedì mattina. Totino, lo sai che l'Italia a quattro zampe Ollus sta facendo le lampade per sostenere le nostre attività? E lui ha detto di sì, vedi? Ha detto di sì, perfetto, ma tu sai che noi abbiamo un sacco di lampade pronte per sostenere le nostre attività, fatte con bottiglie di liquore, fatte con un sacco di cose? Lo sai, Totino? Ma noi con tutte queste lampade che ci famo se non ci abbiamo un posto dove andare a metterle? Se voi ci avete un posto, un locale, dove noi possiamo esporre le nostre lampade, potete farcelo sapere e soprattutto potete farlo sapere a Totino, perché altrimenti noi con queste lampade che ci famo, Totino, Totino? Volemmo far cantare la Santissima, Totì, per tutti quelli che ci aiuteranno a trovare un posto per le nostre lampade, vero Totino? Guarda quanto è bello il nostro Totino a casa del Papi. Non è certamente una cosa semplice poi organizzare, tu dici fai cantare la Santissima così come se niente fosse. No, la Santissima questa, quella è un'altra Santissima. Questa è la Santissima, quella nostra, quella di Casa del Papi. Tu dici fai cantare la Santissima così, no, ma ci vuole pure un po' di organizzazione perché mica lei è un personaggio così da sottovalutare. Noi l'abbiamo sempre fatta vedere nel corso dei nostri video e soprattutto abbiamo, intanto io preparo la canzone. Fermata, zitta, 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 perché se no ce la vieni tutta la sorpresa, no? Ma guarda te che roba! Totino! Ma io dico, no? Ma ci può stare un attimo di tranquillità qui dentro con te? Io sto a vedere un attimo una cosa qui al computer, vedi che stavamo in diretta, che stavamo a registrare, tutto... Oh, mannaggia, guarda! Tiè, piate sta pallina e va! Ma guarda che... Suami, noi qui siamo pronti, lo sai? Pure tu devi essere pronta, sbrigamosi perché non la vedo una mattinata di quelle. Poi adesso devo prendere il computer perché l'organizzazione non è una cosa semplice. Io lo dico sempre, Suami, la nostra Santissima, non parliamo mai di calcio, vero Totino? Non parliamo mai di calcio. Dove l'hai mandata la pallina? Ti piace bene, ma vedi, andatene, no? Dai, che andiamo di corsa, Suami. Dicevo, non parliamo mai di calcio, però ieri, l'altro giorno, quando è successo qualcosa, i nostri cuginotti hanno... Vabbè, però non parliamo mai di calcio. Forza Roma tutta la vita, una canzone casuale... Nasce una canzone casuale per la nostra Santissima! La dedichiamo a tutti i tifosi della Roma come Totino. Vedi che Totino c'ha sempre il vestitino della Roma perché lui, Madonna, ti chiappo, guarda, è veramente una cosa impossibile. Ragazzi, Suami, l'abbiamo fatta cantare per tutti i tifosi della Roma, l'abbiamo fatta cantare per tutti perché l'Italia a quattro zampe Ollus riunisce tutte le persone che amano gli animali. Noi amiamo tanto gli animali, lei cerca ancora il computer per cantare, ma se tu mi ci monti sopra 7 kg di barboncina, abbiamo finito col computer. Fatemi le vasche, che sono questo io c'ho, eh. Non è che qui navighiamo proprio nell'oro più oro, quindi piano piano, ecco. Sua, salutiamo tutti quanti con te vicino, perché tu sei la Santissima e si trova a casa del Papa. Hai sentito quanto canta? Ma lo volete un barboncino?
Ma veramente, guarda, io ve lo regalo, ve lo regalo. Forza Roma, sempre, tutta la vita.